Nossa, nossa, assim você me mata. Che buvalinese, che Alvaro, che sospiro di sollievo. 3-2, si batte il San Marco davvero a fil di fischio finale. Andiamo a vedere le immagini raccolte da Maurizio Nardi per una buvalinese che chiude nel segno di Alvaro ma apre. Questa è la festa davvero di chiusura. Vedremo poi anche il gol perché andremo per ordine. Ci sembrava doveroso in questo momento davvero di difficoltà aprire con un festeggiamento. E allora, ecco l'inizio, che è quello poi di Pizzata. Per quanto riguarda il vantaggio, lo troviamo subito. Certo, abbiamo poi una sformazione del San Marco che non è che si sia fermata. Prima ha raggiunto la Bovalinese sull'1-1, poi la raggiungerà sul 2-1. Intanto c'è Criaco che sul 2-2, cioè intanto c'è Criaco che va sul 2-1 e poi di conseguenza c'è il nuovo pari. Una gara abbastanza difficile perché è stata comunque una gara senza rassegnazione, ad alto ritmo. E questa è una penultima prova per quanto riguarda l'intera gara, cioè quella del San Marco come ultima, alla quale ha risposto la Bovalinese con Alvaro, ed è festa finale perché questa volta la partita è finita 3-2. Allora andiamo a sentire il presidente della Bovalinese, il tecnico, nuovo tecnico del Real San Marco, che non ha iniziato con il piede giusto questa nuova esperienza in panchina. Al microfono di Pino Gagliano. Purtroppo siamo capitati in una situazione un po' particolare per ovvi motivi, ma la cosa di uscire, di evitare l'ultimo posto, ce l'abbiamo sempre. Noi crediamo nelle nostre idee, nei nostri programmi. Abbiamo un gruppo di giovani che si sta valorizzando partita dopo partita. Purtroppo i risultati prima non andavano bene, oggi ci godiamo questi tre punti per avere sei punti. Sei punti, sì, tre, loro meno tre sono, e per cercare di avere ancora speranze di evitare l'ultimo posto. Partita che capita a sproposito, un momento inopportuno, è appena arrivato, deve ancora, vuol lavorare ancora parecchio, ma la partita oggi? Ma io penso che poi a conti fatti, visto la partita come è andata, penso che il pareggio è la cosa più giusta, perché nel primo tempo abbiamo fatto mezzo tempo ciascuno, primi 25 minuti noi bene, poi loro, secondo tempo sono partiti un po' bene loro, poi abbiamo ripreso la partita noi, però gli ultimi 3 minuti non si può prendere un gol su un fallo laterale, la difesa è troppo alta, un errore ci ha castigato. Complimenti a loro che ci hanno creduto un po' più di noi a livello di cattiveria, devo dire. L'anticipo di Guardavalle, un 2-0 non proprio facile, l'ha sudato la formazione giallorossa perché non era un Castrovillari davvero da arginare con tranquillità. Ha dato del filo da torcere, Dorato però è salito in cattedra. Sì, è un'azione non manovrata dal Castrovillari, ma c'è stato un errore di impostazione della Guardavalle che ha dato palla a... ecco il gol. Burgo porta la palla, la accompagna fino al gol. Qui invece c'è l'altro di errore, c'è questo forse è più evidente, l'errore di Donatelli, mancanza di intesa con Bertini, sì. Da Ritano addirittura in fallo laterale. Guarda, non è cambiato tanto sul 4-4-2 del Castrovillari perché Opoku gioca sulla fascia sinistra un po' più alto, però poi si deve sacrificare per poter dare anche copertura. Adesso si è un po' accentrato ed è un 4-3-3 atipico perché potrebbe avere sofferenze il Castrovillari dalla propria fascia sinistra, fascia destra del Guardavalle per le superiorità numeriche. Questa è già una. Andiamo sul fondo con il Guardavalle, traversone in aria, spizzicata di testa, infatti, sopra la traversa per il Guardavalle. Spera in favore di Burgo, petto e piedi di Burgo, davanti a lui c'è Riccardo. Burgo supera, va verso Pistininzi, triangola con Burgo lo stesso Pistininzi, poi prova a cedere a Nesci, la palla viene schizzata più in là, Dorato in aria, prova a superare il capitano Romeo e poi va a colpire l'esterno della rete. L'azione parità del conteggio numerico e allora si arriverà anche ai 2/3 minuti possibili di recupero. Dorato tu per tu con il portiere del Castrovillari ed è 2-0, festeggia a modo suo, a modo di canguro, l'argentino, il re di Guardavalle, sempre lui, e si porta davvero ancora più in là, 14 reti. E del risultato vediamo cosa ne pensano Aita e Casciaro, lo ascoltiamo. È troppo se diciamo che forse c'è stato uno stallo mentale in questa settimana e meno male che è capitato un Castrovillari che non ha punito.
Sì, sono d'accordo sulla prima analisi, sulla seconda un po' meno, perché più che non ci ha punito, magari siamo stati fortunati noi, ecco, perché è stato un vero e proprio infortunio il loro nel primo gol. Ha avuto qualche occasione per metterci ancora in difficoltà. Noi oggi devo dire che siamo stati forse fortunati. Quello che ci è mancato in altre circostanze oggi l'abbiamo avute tutte, per cui prendiamo per buono solo il risultato, per il resto dobbiamo davvero lavorare tanto ancora. E loro invece hanno lavorato bene sul ridimensionamento di Dorato e Burgo, che oggi hanno fatto tanta fatica, addirittura gli è stato impedito proprio il dialogo. Sì, loro hanno giocato benissimo, devo dire, dal punto di vista tattico sicuramente sono stati impeccabili. Tu rumore per nulla, oggi loro non hanno giocato benissimo, ma sono stati bravi in una cosa, a toglierti il respiro. Ma diciamo che non è stata una delle mie migliori partite, nemmeno di tutta la squadra, voglio dire, però la partita sinceramente era una partita da 0-0, cioè che un episodio poteva sbloccarla e portarla fino alla fine. Purtroppo c'è stato quell'infortunio sul nostro gol e la partita è andata così. E moralmente quel tipo di gol quanto vi ha buttato giù? No, non è tanto moralmente, però rimontare un 1-0 qui non è facile, perché loro sapevano gestire la palla, comunque la sapevano giocare, però peccato perché non si sa come sarebbe potuto andare altrimenti. Però al Castrovillari fanno tutti tanti elogi e complimenti perché gioca un bel calcio e incute timore. Sì, questo sì, nessuna squadra ci ha mai messo sotto nelle precedenti partite, né tantomeno oggi, però purtroppo gli episodi parecchie volte ci stanno dando torto, purtroppo fino a quando non gira un po' la fortuna è difficile, però siamo fiduciosi perché il gruppo c'è, l'avete visto anche voi oggi, quindi si spera di fare meglio e che ci giri anche a noi ogni tanto bene. Rocella Nuova Gioiese finita 1-1, volano scarpe in campo, un rigore sbagliato da Di Maggio, anzi da Calabrese per il Rocella, un gol realizzato balisticamente eccezionale da Di Maggio e poi un rigore non concesso e volano scarpe in campo e c'è un pochino di recriminazione. Andiamo a vedere queste battute importanti che ci ha selezionato Vladik Carella, già al terzo e al settimo minuto si fanno vedere per il Rocella sia Saffioti che Di Maggio e poi c'è anche una trattenuta già al ventesimo su Saffioti per quanto riguarda proprio le azioni. Intanto vediamo l'errore tra virgolette, questo diagonale che non ha inquadrato lo specchio per Di Maggio e poi vediamo proprio la trattenuta, già iniziano le prime lamentele in casa Rocella, poi arriverà il caso rigore, arriverà al ventiduesimo invece sul dischetto andrà Calabrese e sarà un errore che rischia mentalmente di bloccare la formazione casalinga, lo guadagna Saffioti, lo concede il direttore di gara che purtroppo non è stato apprezzato in questa giornata e Calabrese che va centralmente su comunque un bravissimo Checco Panuccio ritornato in ottima forma ed eccolo lì ad esultare, poi 34esimo e 37esimo prima di andare a rete, questo è un altro caso di cui si va a recriminare in questo momento, si vede e si nota anche il movimento del giocatore in viola e viene in questo caso decretato un calcio di rigore che a nostro avviso non possiamo naturalmente sindacare. E dunque andiamo a vedere cosa succede subito dopo per quanto riguarda la concessione. C'è naturalmente il Rocella è in disaccordo con il direttore di gara, va l'ottimo Corigliano e soprattutto stampa subito dietro al numero 1 del Rocella questa palla importante. Questo è l'1-1, questo è nella fattispecie dunque proprio delle azioni che ci possono interessare dal punto di vista del risultato, si concludono con la trasformazione eccezionale di Maggio che torna al gol dunque già dopo una domenica a distanza di una settimana. Il secondo tempo fa annotare una punizione con traversa di Giacco, un rigore negato e quindi ancora recriminazioni e poi il tiro fuori di Jenko al 31esimo invece del secondo tempo. Un Rocella che dicevamo già nell'annunciare, nel leggere
la classifica, non riesce a staccarsi in questo frangente dalla Nuova Gioiese. Il risultato permane quello della posizione in classifica, paritario dunque oltre a quello odierno della divisione di bottino, e qui ci sono altre recriminazioni, quindi si scalda un pochino poi il pubblico presente allo stadio degli Ulivi, ovvero il nuovo Ninetto Muscolo. Andiamo a sentire le battute, c'è Di Maggio e c'è naturalmente Mario D'Alto. Di Maggio, quanto è difficile commentare questa partita oggi? Tanti episodi che hanno un po' condizionato la gara, o no? Sì, diciamo di sì, episodi che giustamente non erano a favore nostro, però dai, diciamo tutto sommato ci può stare, anche perché siamo tutte persone umane, ci sta a commettere degli errori. Io dico solo l'errore sul calcio di rigore nostro, è stato ammonito il portiere. Secondo, se dobbiamo seguire le regole, veniva espulso, però ci può stare, perché alla fine l'arbitro si è reso conto dopo di aver commesso un errore, ma andiamo. Senti, avanti così. Tu eri in campo, il calcio di rigore assegnato alla Gioiese, secondo te, hai visto qualcosa tu? Sì, perché personalmente ero lì vicino, effettivamente non c'era, anche perché ho parlato con Peppe Crucitti, che lo conosco abbastanza bene, dice sì Vittorio, io ci ho provato, l'arbitro ci è cascato. La mister dal Torrione 1-1, il risultato sta bene? No, è quello che ha decretato il campo, a me non mi sta bene, io gioco per vincere, non per pareggiare, però è venuto fuori un pareggio e lo accettiamo, vuol dire che il responso del campo è stato questo. È stata una gara costernata da tanti episodi, andiamo a analizzare. Intanto calcio rigore assegnato alla Nuova Gioiese, si è visto poco dalla tribuna, devo dire la verità, le immagini non lo sappiamo ancora perché non le abbiamo ancora viste. Dalla panchina? Dalla panchina non è che c'era una visione migliore, credo che era riuscito ad entrare Crucitto, ad guadagnare lo spazio e si è messo davanti al difensore loro. L'arbitro era più vicino di noi e ha decretato il calcio di rigore, come lo stesso nell'episodio loro, e noi non abbiamo potuto vedere la traiettoria perché è successa dall'altro lato, nel senso che il portiere si è disteso e non sappiamo se l'ha simulato, soffiato una caduta o è caduto, quindi sono degli episodi che solo se c'è praticamente la televisione che è riuscita ad inquadrarle, se no ci dobbiamo fidare in tutti e due i casi nella decisione arbitrale. Senta, gara nel secondo tempo che è un po' scesa, è aumentato un po' forse il nervosismo? Ma no, il nervosismo no, credo che i ritmi, voglio dire, sono calati, perché nel primo tempo c'è stata intensità, le squadre... Tutto dietro la bella gara del primo tempo. Sì, infatti nel primo tempo secondo me potevano passare in vantaggio loro, potevamo passare in vantaggio noi, e nel secondo tempo le squadre sono un pochettino più allungate, loro forse sotto il punto di vista fisico avevano speso di più e quindi le distanze erano più lunghe e ci hanno consentito di fare qualche buon contropiede, e c'è stato il calcio di punizione che abbiamo colpito il palo, la traversa, e nel secondo tempo non credo che ci siano stati delle conclusioni che abbiano impensierito il nostro portiere, quindi sostanzialmente ritengo che il risultato di pareggio sia giusto, e poi ognuno, voglio dire, io valuta personalmente. Senta, questo 1-1 lascia in qualche modo inalterate le speranze di entrambe le squadre di centrare i playoff? Ma logicamente sia per noi che per il Roccella i tre punti erano importanti per cercare di recuperare posizioni con le squadre davanti a noi, anche se dai risultati mi pare che la Rossanese abbia perso in casa con lo Scalea, non lo so altri risultati che ci sono stati. La vittoria ieri del Guardavalle ha un po' allungato, no? Beh sì, onestamente ieri sì, la vittoria del Guardavalle è stata una vittoria che ha consentito al Guardavalle un pochettino di allungare le posizioni, ma ritengo che fino alla fine ancora i giochi non siano fatti, e quindi... Ci dica i suoi favoriti per questa griglia playoff. Non lo so, i favoriti onestamente non lo so, innanzitutto è in bilico anche il primo posto a questo punto, visto che c'erano 4 punti di distacco, ora non so i risultati, quindi non me la sento di fare una griglia per la fase finale. Ci sono 6-7 squadre che se la giocano, tra cui ci siamo anche noi e Roccella, possiamo dire la nostra, poi alla fine tireremo le conclusioni. Grazie. Prego. Grazie anche a Pino Carella, transitiamo direttamente in promozione Girone B, un bel gioiosa, una capolista strana, poi ci spiegherà il perché mister Romano. Adesso andiamo direttamente alle battute a rete. Un tecnico apparentemente tranquillo, molto molto esigente, intanto c'è Albanese che prova a gestire, poi sceglie direttamente di andare a prendere in considerazione la posizione di Graci, quindi dopo 5 minuti di gioco noi possiamo segnare già Albanese. Oggi ci sono tutta una serie di pozzanghere che di primo acchito e a distanza il San Calogero intanto prova in maniera efficace dopo 7 minuti.
a Vincenzo Scali. Lui preferisce il traversone morbidissimo in aria, Fragomeni si gira e va ad impegnare Graci. Che bella azione al decimo minuto di gioco, questo è il grande acuto che aspettavamo per dire davvero che il Gioiosa Ionica questa volta era vicino a maturare qualcosa di buono, perché Gioiosa Ionica lo ritrova dopo. Albanese, ottimo servizio in aria, possibilità esterno rete al 25esimo minuto. Mammolenti si occupa subito della rincorsa di Fragomeni contro Campenni. Fragomeni ancora, Campenni prova a limitarlo, Fragomeni prova a gestire Domenico Carbone, cerca il fondo, cerca il varco, cerca il cross, potrebbe trovare l'appoggio ma non lo prende in considerazione e poi scarica direttamente su Graci il Gioiosa Ionica. Mammolenti per Fragomeni dal fondo, alza palla, stacca di testa Cortale, che bella azione per Raffaele Cortale, classe 94, che bella opportunità, e lui ha seguito l'azione fino alla fine. 42esimo minuto, fallo laterale per Sgambelluri, prova a tirare lungo dentro l'aria, c'è Mammolenti, aveva però voglia di girarsi e poi va anche una spizzicata di testa Mimmo Carbone. Vediamo un po' che fine fa questa occasione, siccome il San Calogero può punire fino all'ultimo e lo ha dimostrato nelle precedenti gare, si guarda ancora alle spalle, soprattutto Romeo intima Cortala a non muoversi da lì nel momento in cui gli altri sono scesi, e gol! Mammolenti al 43esimo minuto, mentre noi vedevamo le disposizioni della difesa per non subire il contropiede, Mammolenti e compagnia si occupavano della disposizione offensiva per non andare via da questo campo con un solo punto, perché sarebbe stato veramente poco. Mammolenti! I due tecnici, Romano e Silvano. Adesso me lo toglie lei questo dubbio. Era il campo che ha un po' scomposto i suoi o non girava qualcosa oggi? Perché è troppo remissivo questo San Calogero e non siamo abituati. Sinceramente sia l'una sia l'altra. Il campo ci ha penalizzato perché noi siamo una squadra tecnica che giochiamo con palla a terra, giochiamo a calcio. E quando sinceramente troviamo questi campi ci troviamo in difficoltà moltissima. Un'altra cosa è stata pure che oggi la squadra non è stata molto attenta, perché abbiamo passato una settimana travagliata con diversi ammalati, quindi non ci siamo allenati bene, e quindi non è stata una settimana tranquilla. Poi abbiamo avuto l'infortunio dopo 10 minuti di tamburro, che è rimasto fino alla fine, quasi fino a 10 minuti dalla fine, così con una caviglia malconcia. L'infortunio di Dio, che sì, ho dovuto sostituirle, ci ha pure un pochettino penalizzato. Mettiamo pure che abbiamo due centrocampisti come Ferl e come Grillo e come De Pasquale fuori per infortunio, e quindi era un pochettino. Però nonostante tutto, nonostante quello che si è visto in campo, mi sembra che oggi il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, perché non è che c'è stata una grossa partita, non dalla Gioiosa, è stata solo una partita agonisticamente combattuta, però ai fini di occasione da gol ce ne sono state veramente pochi. E diciamo che quell'infortunio di Didio, tra virgolette, le è venuto anche comodo, perché con la squadra così corta come vi costringeva il Gioiosa le serviva poco poi lui lì. Sì, però c'è una cosa, per noi è un punto importante perché tiene la squadra alta, e a me quello che interessa è tenere la squadra alta, anche perché noi il nostro obiettivo è quello di andare a giocarci le partite per vincerle, sia in casa sia fuori casa, quindi non abbiamo il problema di difenderci. E noi speravamo nel secondo tempo in qualche occasione di poterle sfruttare per poter anche cercare di vincere se era possibile. Non è che noi volevamo difenderci, perché se volevo difendermi giocavo dal primo tempo col 4-4-2, quindi se abbiamo schierato il 4-3-3 l'abbiamo schierato perché volevamo vincere la partita. Certo, poi ci sta anche la squadra avversaria, il Gioiosa è stata una squadra arcigna, una squadra che ha lottato, ci ha creduto e alla fine, come avete visto, ha trovato quel gol, anche se senza, non è che è stata una nazione costruita, un rimpallo, e purtroppo è andata così. Cos'è successo sul calcio d'angolo? Ha avuto ragione Maraniello ad espellere entrambi? Ma io sinceramente dalla panchina non ho visto nulla, mi hanno solo riferito che il mio giocatore si è comportato male, che ha dato, non lo so, uno schiaffo, gli ha messo la mano addosso a quella là. Per quanto mi riguarda, io col mio giocatore ne parlerò e prenderò provvedimenti. Se ha fatto una cosa del genere, per quanto mi riguarda, un mese come minimo glielo darò io di stare fuori, minimo un mese, perché a me queste cose non piacciono. Chi non sa perdere con me a calcio, chi non accetta le sconfitte, con me non può venire, perché io sono per la lealtà,
sportiva. Chi vince deve vincere nel campo. Se ha sbagliato, io aspetto quello che mi riferiscono poi i giocatori, io lo penalizzerò. Almeno 3 giornate minimo gliele darò io. Poi gli altri provvedimenti li prende la società. Mister Silvano non ha sentito l'intervista con Romano, ha detto che per quanto riguarda i suoi provvedimenti, se il suo giocatore ha sbagliato come pensa gli è stato riferito, li prenderà già lui dando almeno 3-4 giornate al giocatore, però dice il pareggio sarebbe stato più giusto. Beh, io non sono d'accordo per niente perché secondo me oggi Gioiosa è strameritato di vincere la gara. Io penso che la prima in classifica sembravamo noi per quello che è stato lo sviluppo del gioco per tutta la gara, specialmente nelle prime mezz'ora se le abbiamo surclassati. È normale che un attacco portato in modo molto veemente contro il San Calogero ci ha un pochettino annebbiato poi le idee, però alla fine la vittoria è strameritata, non meritata. Io ho visto evidentemente un'altra partita. Certamente giocavamo contro la prima della classe, nessuno toglie i valori a questa squadra, lo ha dimostrato pure oggi, però noi abbiamo meritato la gara. Una prima della classe a basso tono per merito soprattutto del Gioiosa. Sì, sicuramente questo è stato, perché noi abbiamo giocato bene, abbiamo avuto la possibilità oggi di fare pure un certo tipo di gara schierando i due attaccanti over con un centrocampo pure importante. Peccato per l'infortunio di Marco Albanese, perché nel primo tempo abbiamo visto l'importanza di questo ragazzo che riveste il ruolo che ha in questa squadra. Purtroppo la sua uscita ha determinato un attimino un allungamento della squadra, però alla fine reputo che i ragazzi sono stati grandi e quindi è una vittoria bellissima che ci godiamo totalmente. Benissimo, grazie. Ciao. Nossa, nossa, assim você me mata.